We are a 1.5 million member direct-to-consumer only site in the United States. We ship to 38 states. Rappresentiamo 1,5 milioni di membri e quindi di consumatori solo negli Stati Uniti. Spediamo vino in 38 stati con un certo successo. Il seminario di oggi è stato molto interessante. Abbiamo degustato nuovi vini dagli stili diversi e non vediamo l'ora di assaggiare la prossima batteria dell'annata 2010, che ci auguriamo possa avere lo stesso successo della 2006 o della 2007. I vini che stiamo assaggiando sono declinati con due stili diversi. Da una parte c'è uno stile più tradizionale, dall'altra uno più moderno, ed il palato americano si posiziona proprio a metà tra chi preferisce uno stile e chi ne preferisce un altro. Aspettiamo impazienti che escano le impressioni della stampa. Suckling ha definito l'annata 2010 migliore di sempre e va bene così. Adesso speriamo che vadano bene anche le vendite. Nel nostro sito attualmente stiamo vendendo più Brunello di quanto non ne avessimo mai venduto prima. Credo che l'acquirente medio di Brunello sia l'amante dei Cabernet Sauvignon della California. Sono entrambi dei brand molto forti, vanno saputi apprezzare. Le persone che comprano Brunelli in maniera costante dal nostro sito sono circa 20.000. La maggior parte di loro acquista ogni annata, non solo le grandi annate. Hanno comprato intere classi della 2006 e della 2007, della 2008 e della 2009 invece magari si sono limitati a 3 o 6 bottiglie, e adesso della 2010 speriamo di tornare a vendere intere casse. They buy cases in the 6 and 7 and 8 and 9. They may just buy 3 bottles or 6 bottles, but they still buy, and hopefully in 2010 we'll get back to selling them cases. The 2010 vintage is pretty lovely, straight up front. There are very few wines that I have tasted that have been reserved, restrained, uneager to come out of the bottle. The fruit is round and L'annata 2010 è decisamente bella, lo sapevamo da tempo. Ci sono pochissimi vini che ho assaggiato che sono stati preservati, trattenuti e desiderosi di uscire dalla bottiglia. Il frutto è rotondo e maturo, qualche volta tendente alla ciliegia. I tannini sono già abbastanza approcciabili. Credo che gli Stati Uniti siano innamorati dei vini italiani da molto tempo e questa marea continuerà a crescere. E non si tratta solo di Chianti, Brunello, Barbaresco, Valpolicella, ma anche di vini che vengono dagli angoli più remoti del paese, come dalla Sicilia o dalla Sardegna. Siamo pronti praticamente a tutto. E l'opinione diffusa sul vino italiano è che vanti un prezzo decisamente buono. Sotto i $20 è facile trovare sullo scaffale qualcosa di nuovo da provare. È difficile distinguere il Brunello dagli altri grandi vini italiani e francesi, perché non ci sono che una manciata di vini grandi in questo mondo. Credo che ciò che distingue il Brunello è la sua storia. Due pionieri che hanno piantato un vigneto che 100 anni dopo tutti avrebbero voluto piantare. La storia è un elemento distintivo fondamentale. Planting a vineyard that a hundred years later everyone else wanted to plant, and that history is highly distinctive. Yeah, I think 2010 is a standout vintage. La 2010 è stata un'annata eccezionale. Credo che si possa parlare di un'annata in grado di risaltare, perché vanta sia una grande bevibilità sia un'incredibile capacità di invecchiare che piace ai collezionisti. Sul mercato USA stiamo assistendo ad un grande cambiamento. La 1997 e la 2010 sono entrambe in modo diverso dei veri e propri benchmark. Ma la 2010 credo che avrà un impatto ancora maggiore, perché adesso il vino italiano è accettato e conosciuto nel suo complesso. Credo che il numero dei consumatori USA continuerà a crescere. In questo momento sta nascendo uno slancio che può far diventare l'Italia la prossima Borgogna o la prossima Champagne. Credo che il Brunello si stia muovendo nella giusta direzione, ma penso che i produttori debbano tenere in considerazione ciò che si beve oggi e ciò che si berrà in futuro per mantenere un equilibrio, visto che in USA esistono già due gruppi distinti di consumatori. I miei clienti al ristorante hanno principalmente la curiosità di bere ciò che è già bevibile adesso, più approcciabile e pronto. I ristoranti hanno ancora molte difficoltà a portare a tavola le vecchie annate. Per questo i vini che vuole la gente, quelli più pronti, sono quelli che i ristoratori decidono di vendere. The vintage 2010 is a culmination of a great decade with wonderful vintages as 2001, great of 4 and delicious of 6, and 2010 encompasses all of them in one. L'annata 2010 è il culmine di una decade di grandi annate, a partire dalla 2001 e dall'ottima 2004, passando per la deliziosa 2006. La 2010 le abbraccia tutte. Quest'annata ha creato grandi promesse ed aspettative, tanto che sul mercato USA la quota del 25% di Brunello esportato potrebbe crescere. È un vino italiano moderno che ha incontrato il palato del consumatore, che sta cambiando anche grazie alla leadership del consorzio,
che ha guidato tutti i produttori in una direzione, dichiarando cosa vogliono fare insieme. Making a statement of what they want to do in quality and meeting the market needs. The thing that really sticks out to me about the 2010 vintage is that you have a really great high acidity with a lot of, still with a good amount of ripeness. Ho assaggiato l'annata 2010 del Brunello di Montalcino, la qualità è straordinaria. La cosa che mi ha colpito di più è che in questa annata allo stesso tempo hai una grande acidità insieme ad una buonissima maturazione. E i tannini sono molto morbidi e penso che questo vino abbia una lunga finestra di consumo. Sono vini davvero belli, complessi anche se ancora giovani, ed è sorprendente, ma penso che l'acidità che hanno li farà durare a lungo. Gli Stati Uniti continuano ad essere uno dei mercati più importanti per il Brunello di Montalcino e non vedo alcuna ragione per cui questo non accadrà anche in futuro. Abbiamo tre ristoranti italiani e sembra che l'amore dei newyorkesi per tutto ciò che è italiano non finisca mai, e il Brunello di Montalcino è uno dei più grandi vini italiani di qualità. It's a wonderful vintage because one thing that's unique about it is it's food-friendly wine that also expresses not only the value of the fruit, the full taste and full body of the wine, but also expresses the terroir or the region from which it comes. So it's an excellent. È un'annata fantastica perché è un vino food friendly e allo stesso tempo esprime il valore del frutto, il gusto pieno del vino, ma anche il territorio da cui viene. Lo abbiamo assaggiato qui con la pasta, con il pollo, con i funghi, ed è un vino che può essere bevuto con ogni tipo di pasto, dal pranzo alla cena e anche nei pasti più frugali, e credo che non faticherà a trovare spazio sulle tavole americane. È un vino adatto ad essere promosso in America e anche se il prezzo è leggermente sopra la media, è comunque fantastico comparato con i prezzi dei vini francesi o di alcune etichette della Napa Valley. These wines from Brunello are really fantastic. So I'm Dwight Casimir, Dwight the Wine Doctor, and it's been a pleasure to taste these 2010 vintage Brunello wines and Salute.